Questa sera mediteremo sul fatto che siamo stati creati ad immagine di Dio e che a sua immagine dobbiamo vivere. Pregheremo Gesù, immagine perfetta del Padre, affinché sostenga i nostri propositi e sia ogni giorno il nostro punto di riferimento in tutto. Creiamo un clima di silenzio che ci permetta di prepararci all'inizio della veglia.
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Eminenza reverendissima, caro Arcivescovo, la preghiera nella veglia di questa sera è ricca di pensieri e di forti emozioni. Abbiamo nel cuore le immagini, le parole, gli incontri e le celebrazioni della Giornata Mondiale della Gioventù, che hanno lasciato un solco profondo in ciascuno di noi e che ci hanno riempito di entusiasmo e di nuovi propositi. Per la prima volta stasera celebriamo la Redditio Simboli con lei, il nostro nuovo Vescovo. Già l'abbiamo incontrato a Madrid. Con lei vogliamo camminare alla sequela di Gesù. Nelle sue mani questa sera i diciannovenni consegnano la loro regola di vita e con loro tutti noi rinnoviamo la nostra scelta di vita cristiana. Lo Spirito di Dio che aleggiava sulle acque all'origine del mondo e ha condotto i passi di Gesù Salvatore possa accompagnare il nostro cammino. Carissimi, sia proprio lo Spirito di Cristo risorto a guidare i nostri passi. Siamo stati creati a immagine di Dio e a sua immagine dobbiamo vivere. La regola di vita sia lo strumento che vi aiuta a crescere nella fede e nell'appartenenza alla Chiesa, perché possiate fare della vostra vita una vita buona nelle relazioni, nelle scelte, nella preghiera, nell'impegno solidale. Gesù, immagine perfetta del Padre, sostenga i vostri propositi e sia ogni giorno il vostro centro essenziale e il vostro punto di riferimento in tutto. Dio, Padre e Creatore, ti rendiamo grazie perché sei la vita che dà forma all'universo. In te cerchiamo la nostra verità, in te troviamo la nostra dignità. Ti ascoltiamo sempre con sincerità e fiducia. Gesù, Signore e Maestro, ti rendiamo grazie perché sei la parola che dà senso all'esistenza. In te cerchiamo il volto del Padre. In te troviamo il modello della nostra vita. Ti seguiamo ogni giorno con entusiasmo e perseveranza. Spirito Santo, consiglio e forza, ti rendiamo grazie perché sei la speranza che sostiene la storia. In te cerchiamo il nostro domani, in te troviamo la presenza del Padre. Ti invochiamo ancora nell'attesa e nella gioia. Signore Dio, tu hai creato il mondo nella varietà dei suoi elementi. Hai disposto l'avvicendarsi dei tempi e delle stagioni. E all'uomo, fatto a tua immagine, hai affidato le meraviglie dell'universo. Perché, fedele interprete dei tuoi disegni, esercitasse il dominio su ogni creatura. E nelle tue opere glorificasse te, Creatore e Padre, per Cristo, Signore nostro. A te innalziamo il nostro canto di lode e invochiamo la forza del tuo spirito affinché plasmi ancora la nostra terra ed accompagni ogni giorno il nostro cammino. In principio, Dio creò il cielo e la terra. La terra era in forma deserta e le tenebre ricoprivano l'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Dio disse:
L'immagine originaria, la creazione. L'uomo, nel tempo della prova e dello smarrimento, percepisce la necessità di volgere lo sguardo all'immagine originaria. Ha bisogno di ritrovare la propria sorgente e la propria identità. Da dove vengo? Perché sono stato creato? Qual è la mia dignità? Soprattutto quando perde i punti di riferimento sicuri e si dibatte nella confusione, sente il desiderio di assaporare la grandezza dell'inizio, perché solo da lì può attingere la forza di camminare. Lo scrittore Joseph Roth affida a Francesco Ferdinando von Trotta, protagonista di uno dei suoi romanzi più noti, il compito di raccontare e di vivere il decadimento di un impero e di una società. Eppure la nascita di un figlio risveglia in lui la potenza della vita e lo stupore della speranza. L'anno seguente, in aprile, Elisabeth ebbe un bambino. Non ero più Francesco Ferdinando von Trotta, ero il padre di mio figlio. Al battesimo lo chiamai Francesco Giuseppe Eugenio. Posso dire di essermi totalmente trasformato dal momento in cui nacque mio figlio. Il bambino venne al mondo alle 4 di mattina. Mia madre mi dette l'annuncio. Era mio figlio, un essere paonazzo, brutto, con la testa troppo grossa e le membra che facevano pensare a delle pinne. Quest'essere strillava senza requie. Immediatamente mi affezionai a lui, a questo essere disceso dai miei lombi, e nemmeno potrei sottrarmi al banale orgoglio di avere generato un figlio e non una figlia. Non c'era dubbio, era mio figlio, non c'era dubbio, io ero suo padre. Sono esistiti milioni e miliardi di padri da che esiste il mondo. Io ero uno fra i miliardi, ma nell'istante in cui potei prendere tra le braccia mio figlio, provai un lontano riflesso di quella ineffabile e sublime beatitudine che dovette colmare il Creatore il sesto giorno, quando egli vide la sua opera imperfetta, pur tuttavia compiuta. Mentre tenevo fra le mie braccia quella cosina minuscola, urlante, brutta e paonazza, io sentivo chiaramente quale mutamento stava avvenendo in me. Per piccola, brutta e rossastra che fosse la cosa fra le mie braccia, da essa emanava una forza indicibile. E più, era come se in questo povero, tenero corpicino si fosse accumulata tutta la mia forza, come se tenessi in mano me stesso e il meglio di me. Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. Domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò. Maschio e femmina li creò. L'uomo non può dimenticare che racchiude in sé un frammento del volto di Dio. Ogni persona, in ogni tempo, è sua immagine. Anche quando essa appare accartocciata, o strappata, o sbiadita, custodisce sempre quella grazia. L'uomo non può negare che quell'immagine è straordinaria. Fa di ciascuno una creatura unica, originale, irripetibile.
anche quando quell'immagine è rifiutata, emarginata o disprezzata, racchiude sempre il mistero. Dio li benedisse e Dio disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Nelle relazioni che vive, negli impegni che adempie, nella società che abita, nel mondo che costruisce, ogni aridità è da combattere, quella dello spirito e degli affetti, quella della comunicazione e della solidarietà. L'uomo è destinato al dominio, non quello del possesso e dell'arroganza, né quello della violenza e del denaro, non quello dell'apparenza, né quello del successo. Il compito che Dio ci affida è responsabilità di fronte al fratello e alla storia, è servizio ed armonia. Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra, e ogni albero fruttifero che produce seme saranno il vostro cibo. A tutti gli animali selvatici, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde. E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu sera e fu mattina, sesto giorno. La parola di Dio è efficace e genera bellezza. L'uomo che l'ascolta trova la sua verità nel profondo di sé. Lo sguardo di Dio abbraccia l'universo. L'uomo che lo fa proprio scorge la sua meta nell'orizzonte lontano. Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. Dio, nel settimo giorno, portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli aveva fatto creando. La nostra inadeguatezza ci rattrista. Dio ci ha creati per il compimento eterno nella comunione universale. Il nostro limite genera angoscia. Dio ci ha creati per abitare l'infinito nella gioia piena. Ti benediciamo, Dio Padre Creatore, perché ci hai plasmato dal nulla e ci hai dato la forma della tua immagine. Hai dissipato il caos per farci gustare l'armonia. Hai sciolto le tenebre per svelarci la bellezza. Hai infranto la solitudine per insegnarci la comunione. Ti preghiamo, continua ancora a modellare con le tue mani i nostri giorni, secondo il tuo disegno di misericordia, perché la nostra vita abbia un senso ed una meta. Rendi fecondi i germi di vocazione che hai seminato in noi e porta a compimento la missione della Chiesa per il bene dell'umanità intera. Facciamo nostre le parole di Sant'Agostino, che all'inizio delle sue confessioni, aprendo il cuore a Dio, dice: l'uomo, una particella del tuo creato, vuole lodarti. Sei tu che lo stimoli a dilettarsi delle tue lodi, perché ci hai fatto per te, e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te. Che io ti cerchi, Signore, invocandoti, e ti invochi credendoti, perché il tuo annunzio ci è giunto.
ti invoca, Signore, la mia fede che mi hai dato e ispirato mediante il tuo Figlio fatto uomo, mediante l'opera del tuo Annunziatore. L'immagine tradita, Narciso. L'uomo non ha saputo custodire l'immagine originaria, ha dimenticato che era dono della misericordia di Dio, si è allontanato dal suo volto e non ha ascoltato la sua voce. Ha creduto di potersela cavare da solo, ha preteso di bastare a se stesso. Ha conosciuto la solitudine e con essa la paura e la nudità. Ha avuto la presunzione di poter amare così tanto se stesso da non avere più bisogno di Dio e degli altri. Si è riempito di sé, nella certezza della felicità, ed ha conosciuto il vuoto e l'angoscia. Da secoli il mito di Narciso è di monito agli uomini di diverse culture. È il segno impresso nell'intelligenza di un'immagine tradita e di una nostalgia che abita il cuore. Con una certezza, quel tradimento, tuttavia, non sarà definitivo ed irrimediabile. Lo scrittore latino Ovidio racconta, nel terzo libro della Metamorfosi, il mito di Narciso, consegnandocene una delle versioni più note. Quando, infatti, la bellissima ninfa Liriope partorì Narciso, un bambino che sin dalla nascita suscitava amore, interrogò Tiresia per sapere se il piccolo avrebbe visto i giorni lontani di una tarda vecchiaia. L'indovino rispose: se non conoscerà se stesso. Divenuto adolescente, più di un giovane, più di una fanciulla lo desiderava, ma in quella tenera bellezza era una superbia così ingrata che nessun giovane, nessuna fanciulla mai lo toccò. Quando Eco,
la ninfa Canora vide Narciso vagare in campagne fuori mano, se ne innamorò, ma egli la respinse duramente. Così, levando al cielo le mani, lo maledisse dicendo che possa innamorarsi anche lui e non possedere chi ama. Tempo dopo, il ragazzo, spossato dalle fatiche della caccia e dal caldo, giunse a una fonte limpida. Ma mentre cercava di calmare la sete, un'altra sete gli nasce. Nel porsi a bere, viene rapito dall'immagine che vede riflessa e si innamora di una chimera. Crede corpo ciò che solo è ombra. Disteso a terra, contempla quelle due stelle che sono i suoi occhi, i capelli degni di Bacco, degni persino di Apollo, e le guance lisce, il collo d'avorio, la bellezza della bocca, il rosa soffuso sul niveo candore, e tutto quanto ammira è ciò che lo rende meraviglioso. Desidera, ignorandolo, se stesso, amante e oggetto amato, mentre brama, si brama, e insieme accende ed arde. Quante volte lancia inutili baci alla finzione della fonte, quante volte immerge in acqua le braccia per gettarle intorno al collo che vede e che in quell'acqua non si afferra. Ignora ciò che vede, ma quel che vede l'infiamma. È proprio l'illusione che l'inganna, eccita i suoi occhi. Sollevandosi un po', tende le braccia a quel bosco che lo circonda e dice: «Mi piace, lo vedo, ma ciò che vedo e che mi piace non riesco a raggiungerlo, tanto mi confonde amore. E a mio maggior dolore non ci separa l'immensità del mare o strade, monti, bastioni con le porte sbarrate. Un velo d'acqua ci divide. Perché mi illudi, fanciullo senza eguali? Dove vai quando io ti cerco?» Finché comprende d'essersi innamorato di se stesso. «Io, sono io, l'ho capito. L'immagine mia non mi inganna più. Per me stesso brucio d'amore. Accendo e subisco la fiamma. Che fare? Essere implorato o implorare? E poi cosa implorare? Ciò che desidero è in me, un tesoro che mi rende impotente. Disperato Narciso si lasciò morire, e anche quando fu accolto negli inferi non smise mai di contemplarsi nelle acque dello Stige. Quando siamo tentati di amare perché abbiamo paura della solitudine, libera, Signore, il nostro amore da ogni chiusura. Quando ci dedichiamo allo studio per l'ambizione di risultati ammirevoli, libera, Signore, il nostro amore da ogni chiusura. Quando ci impegniamo nel lavoro solo perché puntiamo ad una carriera brillante, libera, Signore, il nostro amore da ogni chiusura. Quando ci dedichiamo agli altri perché ci fa stare bene, libera, Signore, il nostro amore da ogni chiusura. Noi desideriamo guardare oltre noi stessi ed ogni apparenza per giungere al cuore dell'altro. Insegnaci, Signore, ad amare come Gesù ha amato. Noi cerchiamo una sapienza che faccia di noi uomini migliori e del nostro mondo una terra più giusta. Insegnaci, Signore, ad amare come Gesù ha amato. Noi ci impegniamo a moltiplicare i nostri talenti perché l'opera di Dio raggiunga la pienezza. Insegnaci, Signore, ad amare come Gesù ha amato. Noi vogliamo stare accanto all'uomo che soffre nell'umiltà della condivisione e della consolazione. Insegnaci, Signore, ad amare come Gesù ha amato. Carissimi, il Santo Padre Benedetto XVI, nella Via Crucis durante la Giornata Mondiale della Gioventù, ci ha esortato con queste parole:
volgiamo lo sguardo a Cristo appeso sul ruvido legno e chiediamogli che ci insegni la sapienza misteriosa della croce, grazie alla quale l'uomo vive. La croce non fu l'esito di un insuccesso, bensì il modo di manifestare l'offerta di amore che giunge sino alla donazione più smisurata della propria vita. L'immagine di Cristo crocifisso, amore supremo e definitivo del Padre, ci aiuti a trovare l'immagine autentica dell'uomo contemporaneo e sia il modello che dà forma al vostro diventare adulti nella fede. L'immagine compiuta, Gesù. Gesù di Nazaret è l'immagine perfetta del Padre. L'uomo che si è smarrito ripiegandosi su di sé non è condannato alla dispersione e al vuoto, non può rassegnarsi a fuggire nomade. Dio non ci ha lasciato in balia di noi stessi, naufraghi senza una rotta. Ha mandato suo Figlio per la salvezza del mondo e lo ha inviato a noi perché nessuno vada perduto. I nostri occhi devono riflettersi in quelli di Gesù, perché l'uomo contemporaneo possa ritrovare Dio ed in lui la sua immagine più vera. Il poeta Ronald Stuart Thomas, prete della Chiesa anglicana, nei versi della poesia La Venuta, raccoglie l'attesa dell'umanità e la dedizione gratuita di Gesù. L'incontro passa per le mani e attraverso la parola di Dio, che non ha mai smesso di custodire il mondo. E Dio prese in mano un piccolo globo. Guarda, disse. Il figlio guardò. Molto lontano, come attraverso l'acqua, vide una terra bruciata di un feroce colore. La luce ardeva là. Case incrostate proiettavano le loro ombre. Un luccicante serpente. Un fiume srotolava le sue spire, radiante di fango. Su una nuda collina, un nudo albero intristiva il cielo. Molti tendevano le loro esili braccia verso di esso, come se aspettassero che un aprile scomparso ritornasse ai suoi rami incrociati. Il figlio li osservò. Ci vado, disse. Quando le nostre fragilità ci fanno perdere la stima in noi stessi e negli altri, mostraci il tuo volto, Signore. Quando le fatiche e le sfide del nostro tempo ci riempiono di sconforto, mostraci il tuo volto, Signore. Quando non riusciamo a riconoscere la nostra vocazione e il nostro posto nel mondo, mostraci il tuo volto, Signore. Quando la complessità della storia sembra soffocarci e ci sentiamo inadeguati, mostraci il tuo volto, Signore. Quando giunge il tempo di lottare contro il vuoto e l'incomunicabilità che ci assediano, aiutaci a riconoscerti presente accanto a noi. Quando non vogliamo adeguarci ad uno stile di vita disonesto, ipocrita ed ambizioso, aiutaci a riconoscerti presente accanto a noi. Quando non ci rassegniamo ad una società corrotta, arrogante ed ingiusta, aiutaci a riconoscerti presente accanto a noi. Quando ci impegniamo per una Chiesa profetica e solidale, testimone di verità e di riconciliazione, aiutaci a riconoscerti presente accanto a noi. Beato John Henry Newman scriveva in Vivere nello Spirito che la vera vita ha luogo qui e ora. Dio è un Dio del presente. Dio è sempre nel momento presente,
che quel momento sia facile o difficile, gioioso o doloroso. Quando Gesù parlava di Dio, ne parlava sempre come di un Dio che è quando e dove noi siamo. Chi ha visto me ha visto il Padre, chi ascolta me ascolta il Padre. Dio non è qualcuno che era o che sarà, ma colui che è e che è per me in questo momento. Perciò Gesù è venuto a spazzar via il peso del passato e le ansie del futuro. Egli vuole che noi scopriamo Dio proprio là dove siamo, qui e ora. Questa certezza accompagni sempre i vostri propositi e la vostra preghiera.
Cristo è immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione. Perché in Lui furono create tutte le cose, nei cieli e sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili. Troni, dominazioni, principati e potenze. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di tutte le cose e tutte in Lui sussistono. Egli è anche il capo del corpo, della Chiesa. Egli è principio, primogenito di quelli che risorgono dai morti, perché sia Lui ad avere il primato su tutte le cose. È piaciuto infatti a Dio che abiti in Lui tutta la pienezza e che per mezzo di Lui e in vista di Lui siano riconciliate tutte le cose, avendo pacificato con il sangue della sua croce sia le cose che stanno sulla terra sia quelle che stanno nei cieli. È Lui che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno del Figlio del suo amore, per mezzo del quale abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Benedicimi, Padre. Signore, sia nel tuo cuore e sulle tue labbra, perché ti possa annunciare degnamente il Santo Evangelo, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, Tommaso disse a Gesù: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Gli disse Gesù: Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Gli disse Filippo: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù: Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso,
ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me, io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità io vi dico, chi crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio, e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. E qualunque cosa chiederete nel mio nome la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Parola del Signore. La verità e la vita. Proviamo a pensare, carissimi amici, cosa deve aver provato Tommaso, Filippo e gli altri a sentire Gesù compiere un'affermazione come questa: io sono la via, non una via, la via. La verità, non una verità, la vita, non una vita. Noi non riusciamo a renderci conto di quale poté essere l'esperienza di quei suoi amici, perché teniamo un'affermazione così potente a distanza, non come essa effettivamente suona la voce del Dio presente qui ed ora, come Newman ci ha ricordato, ma come un'affermazione teorica, figli dell'intellettualismo della modernità, noi riduciamo tutto o a reattività sentimentale o a puro ragionamento. Io sono la via, la verità e la vita. Un uomo certamente faceva cose straordinarie, opere straordinarie, come ci ha ricordato il brano del Santo Evangelo, e tuttavia era in tutto tranne che nel peccato uno come loro. Un uomo che dice così, il Figlio di Dio fatto uomo, che stasera ripete a te questa affermazione. Ecco l'immagine originaria che la nostra veglia ha tracciato con tanta intensità nel primo
nella prima anta del trittico che abbiamo meditato insieme con l'aiuto del coro e della musica e delle nostre invocazioni. Perché siamo venuti qui così numerosi da ogni parte della diocesi, da varie comunità, da varie realtà associate, gruppi, movimenti? Perché? Perché questa immagine originaria non smette mai di attirare l'uomo. Anche l'uomo di oggi, anche noi uomini postmoderni, così sofisticati, che abbiamo certo una quantità enorme di conoscenze in più rispetto a quella che avevano Tommaso e Filippo e anche gli altri, e tuttavia non abbiamo ancora le idee chiare su Gesù. Siamo qui perché Lui è l'immagine piena, come ci è stato ricordato, e perché di ritornare continuamente a questa immagine con cui il Padre ci ha plasmato non possiamo fare a meno. Le parole finali del brano di Roth che abbiamo letto, quando tiene in braccio il figliolo in tutta la sua fisionomia apparentemente brutta, tipica, dicono, dei neonati, quando dice: era come se in questo povero tenero corpicino si fosse accumulata tutta la mia forza, come se tenessi in mano me stesso, nell'alterità, nell'altro che è il figlio suo, frutto dell'amore suo, nell'altro ritrova il meglio di sé. L'esatto contrario di Narciso. L'esatto contrario. Perché si sente condannato a questo desiderio profondo di sé che lo rende impotente, così dice il grande poeta romano Ovidio. Un desiderio impotente lo incatena. Noi tutti sappiamo il peso di Narciso. Siamo figli di un'epoca in cui almeno la conoscenza volgare di ciò che Freud ha scoperto è diffusa in tutti noi. Tutti noi parliamo di narcisismo, ma soprattutto tutti noi ne siamo o poco o tanto schiavi. E vi assicuro, ragazzi, che questo non passa col passare dell'età da sé. Perché passi, bisogna avere la grazia di scoprire che Lui ci vado, colui che ha detto ci vado, come ci ha ricordato Stuart Thomas, colui che ha detto ci vado, Lui ci dà la grazia per rompere la crosta che ogni mattina al risveglio ci chiude in noi stessi. Certo, c'è un aspetto per cui questa chiusura su di sé, questo star curvi su di sé, questo star reclinati su di sé, questo ingombrante io, c'è un aspetto per cui umanamente lo si capisce. Per poter dire io ogni mattina dopo la strana parentesi del sonno, dobbiamo come star curvi su di noi, fino a quando l'altro, magari mentre stiamo lavando i denti, sentiamo il fratello, il papà o la mamma che si muovono, fin quando l'altro si impone. La libertà non può, in un certo senso, non incominciare dal cuore del mio io, del tuo io. Lo tocchi con mano tutti i giorni,
nel modo con cui guardi la ragazza che ti ha colpito, nel modo con cui pensi al tuo lavoro futuro in questo tempo di grande precarietà, nel modo in cui senti nascere una rabbia di fronte alle forme eclatanti di ingiustizia a cui assistiamo tutti i giorni. Percepisci questo urto contro il cuore di te stesso, contro il tuo io, e tuttavia l'altro ti viene sempre incontro, ti viene sempre in aiuto, perché c'è stato colui che di fronte al mondo desolato, come dice il grande inno dell'avvento, cioè nel vespero del mondo desolato, c'è stato colui che ha detto: ci vado, è venuto per te, è venuto per me, è venuto per noi, così che Agostino può riscrivere l'affermazione di Gesù: io sono la via, la verità, la vita, io sono la via alla verità e alla vita, la via alla verità e alla vita. Ecco perché Gesù può identificarsi col Padre, ecco perché può dire ai suoi: chi ha visto me ha visto il Padre. È un fatto che si è già prodotto. Se siamo qui è perché questo fatto si è prodotto, l'avvenimento della tua, della mia, della nostra, della salvezza di tutta l'umanità si è già prodotto. Certo, aspetta la tua libertà, aspetta che tu ti decida, aspetta che tu rompa la crosta di un io troppo ingombrante e lo accolga. Gesù nel Vangelo di stasera fa ai suoi, a noi tutti, una promessa che ha dell'incredibile. Non so se l'avete registrata: chi crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi. Cosa? Abbiamo capito bene? Chi crede in me compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi. Ma è possibile questo? In cosa consistono queste opere che superano quelle che Gesù ha compiuto e di cui Gesù ha potuto dire: se non riuscite a credere che io sono il Messia, credete almeno alle opere che vedete? Perché non possono essere frutto di una semplice umanità naturale. Ebbene, carissimi amici, noi credenti che lo vogliamo seguire, come voi che siete venuti da ogni dove oggi appassionati per la redditio simboli, che per consegnare la regola, che altro non è se non l'articolarsi del riconoscimento del sì a colui che ci ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Noi cristiani, nonostante tutte le nostre debolezze, i nostri peccati, noi per la potenza del dono dello Spirito del Risorto siamo questa opera più grande. E da dove lo si vede? Lo si vede dal fatto che quando riconosciamo il dono ricevuto dell'incontro con Lui, spontaneamente, pieni di gratitudine, lo comunichiamo. L'opera più grande si chiama testimonianza, ma testimonianza è la traduzione italiana di una parola dura: martirio. Offerta totale di sé, dono totale di sé,
esperienza oggettiva dell'amore. Un recente martire, il pakistano Shabbat Bhatti, che ho avuto il modo di conoscere bene, che è stato trucidato un po' di mesi fa in Pakistan, aveva scritto mesi prima di morire questa frase: voglio che la mia vita, il mio carattere, come sono fatto, perché tutti noi abbiamo il nostro carattere, per esempio il mio non è un bel carattere, vi accorgerete, le mie azioni, voglio che la mia vita, il mio carattere, le mie azioni parlino per me, e fin qui va, ma ecco l'aggiunta, e dicano che sto seguendo Gesù Cristo. Ecco il cristiano. Tale desiderio, è così forte in me che io mi considererei privilegiato, ragazzi, fa venire la pelle d'oca, qualora Gesù volesse accettare il sacrificio della mia vita. Qualche mese dopo l'hanno ammazzato perché aiutava i cristiani. Per Shabbat Bhatti era vero ciò che ho detto, mi hanno fatto leggere quanti hanno preparato così bene questa veglia profonda, per cui dovete tornarci sopra, non liquidate il libretto che avete in mano, ritornateci sopra, rileggete i passi che sono stati individuati. All'inizio, a un certo punto, Gesù è stato definito come il centro essenziale della vita. Essenziale cosa vuol dire? Vuol dire che è come una potente calamita che attira ogni espressione del nostro io, ogni azione a sé. Il centro essenziale è il centro della mia mente, del mio cuore e della mia azione. Potremmo dire con una parola più sintetica che Gesù, per Shabbat Bhatti, è il centro affettivo dell'esistenza. È quella presenza nel qui ed ora che influisce su tutte le azioni che io compio, che influisce sul mio modo di amare, sul mio modo di lavorare, sul mio modo di riposare. Per questo entra nel quotidiano e diventa il Dio presente, il Dio qui ed ora. Allora la vita, ragazzi, ragazze, la vita può essere solo risposta a un'iniziativa così. L'immagine originaria, anche se è perduta in noi, se è smarrita per il nostro egotismo, per il nostro narcisismo, per il nostro peccato, può sempre ritrovare, se ci immergiamo nella via, nella verità e nella vita, può sempre ritrovare la sua fisionomia originaria, quella in cui la mia libertà è esaltata con un realismo imparagonabile. Non ho mai trovato nella mia esistenza niente di paragonabile al realismo cristiano, una capacità di aderire alla realtà. Tutto è vostro, dice Paolo, tutto ragazzi vuol dire tutto, ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. La vita è risposta a una chiamata, la vita è vocazione. È bellissimo questo, perché se noi cogliamo questo dato, ogni circostanza, il fatto di essere qui insieme è una circostanza che stabilisce tra noi dei rapporti intensi e significativi. Ebbene, in questa circostanza, in questo rapporto, il Dio di Gesù Cristo ti chiama, ti provoca, ti chiede di giocarti con l'arcivescovo che ti parla, con quel che ti dice,
con l'amico con cui discuterai stasera, con il fatto che sei arrivato qui preoccupato perché la tua ragazza è problematizzata nei tuoi confronti, con l'ansia che hai perché non trovi lavoro fisso, perché poi tornando a casa troverai magari qualche pasticcio, ma in queste circostanze la potenza di Cristo ti raggiunge, ti chiama e ti dice: come io sono venuto, tu vieni, giocati, coinvolgiti. Se Gesù diventa il centro essenziale della mia vita, la mia vita cambia e il desiderio di compimento, di felicità che ho nel cuore, nel tempo, secondo un disegno che noi possiamo scoprire solo a posteriori, solo dopo che le cose sono capitate, quel destino di felicità si compie. Del resto il paradiso è questo, e la fede ci è donata come un anticipo di paradiso, e per vivere già qua giù in pienezza il più possibile l'umano che è in noi. C'è una sola condizione: dobbiamo rimanere radicati e fondati in Lui. Questo domanda di accettare la strada che Lui ci ha indicato per stare con noi. Questa strada si chiama Chiesa, si chiama comunità cristiana. Per vivere la vita così, per vivere la vita in pienezza, bisogna che tu stia attaccato al luogo in cui Lui continua a venirti incontro e a indicarti la via alla verità e alla vita. Il tuo gruppo parrocchiale, l'associazione a cui appartieni, la comunità che hai creato, il movimento di cui sei parte, tutto, tutte le forme possibili in cui la solitudine narcisistica, quella cattiva, è sbaragliata dalla potenza del dono di Gesù, centro essenziale della tua vita. Ci ha detto il Papa nel messaggio delle GMG: comprendiamo che la nostra fede personale in Cristo, nata dal dialogo con Lui, è legata alla fede della Chiesa. Non siamo credenti isolati, ma mediante il battesimo siamo membri di questa grande famiglia, ed è la fede professata dalla Chiesa che può dare sicurezza alla nostra fede personale. Ecco perché, carissimi amici, voi siete questa sera una bella consolazione per il vostro arcivescovo e per l'inizio del suo ministero tra voi. Vi chiedo, vi domando di tutto cuore, siate fedeli. Non temete neanche gli errori degli uomini di Chiesa, perché la Chiesa è più grande degli errori degli uomini di Chiesa. Perché la Chiesa è la modalità con cui Dio si fa presente a te qui ed ora e non ti molla, perché Lui è fedele, anche se io non lo sono, Lui è fedele. Allora che questa redditio simboli, questo aver ridato all'arcivescovo con la regola di vita il credo vitale, vivente, Gesù Cristo, verità vivente e personale. Allora diventa come quando d'estate il sole al meriggio è infuocato e tu fossi in una stanza buia e all'improvviso ti viene voglia, apri solo per 3 millimetri la porta e subito la luce invade tutto. Non c'è più angolo oscuro nel mio cuore, almeno come posizione, come intenzione, nel tuo cuore, nel nostro cuore. E la bellezza della sequela di Cristo trasfigura anche le cose più banali della vita, anche prendere in mano il defaticante libro di filosofia o l'ascoltare il papà che ti chiede un favore, o accettare che la ragazza verso cui ti senti inclinato ti dica di no,
o portare il peso di un lavoro precario o di un lavoro che non viene. Non che questi problemi sono tolti, ma la tua libertà è data un'energia nuova per viverli, e tu diventi creativo e comunichi a tutti i nostri fratelli uomini la bellezza, la bontà, la verità, la gioia di essere cristiani. Amen.
alcuni giovani portano all'arcivescovo le ceste con le regole di vita consegnate nel pomeriggio durante la preghiera nella Basilica di Sant'Ambrogio. In questo gesto di consegna, ciascuno di noi rinnova l'impegno a mettere in pratica la propria regola e prega in modo particolare per i 19enni che oggi l'hanno presentata. Preghiamo, concedi a questi tuoi figli, o Dio, di non distogliere mai il loro sguardo dal Signore Gesù
immagine perfetta del tuo volto, perché possano portare a compimento la loro vocazione ed essere nel mondo segno efficace del tuo amore che salva, per Cristo nostro Signore. La consapevolezza di essere immagine di Dio e il proposito di non tradire mai la nostra origine ci diano il desiderio di rinnovare i nostri impegni nel cammino spirituale e nel servizio nella Chiesa. Vogliamo perseverare nel discernimento della nostra vocazione per maturare scelte nuove e coerenti con il Vangelo. Cerchiamo di allargare il nostro sguardo al mondo che ci sta intorno e prestiamo ascolto al grido dei più poveri. Valorizziamo le proposte formative e di servizio che le nostre comunità ci offrono, quelle locali e quelle diocesane. In questo modo l'immagine del Padre risplenderà agli occhi di ogni uomo. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Eminenza, grazie. Grazie per quanto ci ha detto questa sera, grazie per l'entusiasmo che ci ha trasmesso. Sto cogliendo in tanti gruppi, nei cammini giovanili, tanto entusiasmo, penso anche frutto della giornata mondiale della gioventù. E quindi questa sera anche così numerosi lo abbiamo espresso, questo entusiasmo, l'abbiamo espresso anche attraverso il coro, il gruppo Shekinah che ha guidato, ha animato questa veglia. Vorrei indicare in particolare tre cammini che vorremmo sottolineare quest'anno per dare forma anche a questo entusiasmo. Penso al cammino del gruppo Samuele, cammino di ricerca della propria vocazione, di discernimento. Penso anche al cammino quotidiano che siamo invitati a fare sulla parola di Dio. Uscendo potremo ritirare il calendarietto liturgico che l'Arcivescovo ci regala, proprio come indicazione di un cammino che parte dalla parola e viene guidato da questa parola. E infine vorremmo esprimere questo entusiasmo anche come accoglienza. Chiediamo soprattutto a voi, ai giovani, di diventare volontari per accogliere tutte le famiglie che verranno nella nostra diocesi, a Milano, nella Lombardia, per il 7° incontro mondiale delle famiglie. Abbiamo sperimentato com'è importante avere qualcuno che ci accoglie, l'abbiamo sperimentato nella giornata mondiale della gioventù, e allora chiediamo a voi di mettervi a servizio di questo evento ecclesiale mondiale che ci sarà proprio qui nella nostra città. Ecco, Eminenza, stasera le consegniamo proprio tutto il nostro entusiasmo, il desiderio di camminare con lei. L'abbiamo percepito anche da lei, questo desiderio, questo entusiasmo. Eminenza, questi sono i suoi nuovi giovani e lei è per noi il nuovo pastore, quindi vorremmo dirle tutto il nostro affetto e la preghiera che affidiamo al Signore e che da lei anche invochiamo come benedizione per i nostri cammini. Il Signore, sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Permettete ancora una raccomandazione finale. Vivere la vita come vocazione per capire la vocazione specifica, e questo si può fare solo nella comunità di appartenenza. Più sono tante e variegate, la Chiesa è luogo della creatività dello Spirito Santo, è pluriforme, meglio è.
ognuno deve trovare quella che più corrisponde a sé, purché tutti accettino che al fondo c'è l'unità della nostra Chiesa diocesana. Nella prospettiva della vita come vocazione, quindi di un'appartenenza forte a una comunità cristiana, lentamente il Signore fa capire attraverso segni inequivocabili a quale stato di vita siamo chiamati, se al matrimonio o alla consacrazione. Lo fa capire tranquillamente. Se si vive la vita come vocazione, il resto viene, a condizione che tu sia serio, cioè intelligente, libero, creativo nel rapporto tra uomo e donna. Se dovessi dire in una sola parola queste quattro parole per descrivere il rapporto uomo-donna, userei una parola che è ormai dimenticata perché l'abbiamo voluta emarginare, ma che se è capita nella sua verità è potente. Vi sorprenderà un po'. Si chiama castità. Castità. Essere domini, cioè padroni di se stessi nel rapporto tra l'uomo e la donna. Camminare così, e se il Signore ti spalanca la strada della vocazione matrimoniale, allora sarà realmente un dono straordinario per te e per tutti noi. Se poi ti fa nascere nel cuore l'inclinazione oggettiva di dedicarti a Lui, allora devi verificarla. Perché di fronte all'assoluto che Gesù è, io sono la via alla verità e alla vita, diceva il grande Kierkegaard. L'uomo deve capire che di dovere tu devi prendere posizione nell'amore matrimoniale o nella consacrazione. Ci sono mille forme, una è stata ricordata per essere aiutati a capire se l'inclinazione che uno ha nel cuore è solida, è consistente, ha futuro, oppure se non lo ha. Quindi vi invito a essere seri con la vita come vocazione, con la chiamata matrimoniale e con la chiamata verginale. E poi stiamo in rapporto attraverso tutta l'equipe della pastorale giovanile, che ringrazio per tutto il lavoro che hanno fatto, con tutti gli strumenti iper sofisticati, gli email, non gli email. Voi scrivete anche al patriarca, mandate a loro, sì, scusate, mi è scappata, insomma, l'arcivescovo, non sono più patriarca, appunto. Però sono padre, patriarca vuol dire padre in senso originario. Ecco. Allora scrivete e troveremo il modo di restare in contatto. Poi ci saranno altre occasioni come queste. Allora, grazie a tutti, portate la benedizione a tutti i vostri amici, che è la benedizione della Trinità, e l'amore della Trinità a tutti i vostri compagni di università, di lavoro, domani, ai vostri familiari, a casa vostra. Bisogna sempre comunicare le cose belle, e siate prudenti nel ritorno con l'automobile. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Andiamo in pace.